Nicola Zaccaroni è un allevatore di bestiame di razza Limousine. Ha iniziato nella piccola azienda agricola di famiglia quando aveva soltanto 17 anni, imparando dal padre tutti i segreti del mestiere. Io mi considero un figlio d'arte perché mio padre faceva agricoltore, aveva una piccola azienda agricola. Invece io avevo preso una strada diversa, mi sono diplomato a 17 anni come operatore elettronico, ma poi sono stato richiamato dalla terra e sono tornato a casa a fare il collaboratore agricolo nella piccola azienda di mio padre. Dopo 5 anni trascorsi a lavorare nell'attività di famiglia, Nicola ha sentito l'esigenza di diventare indipendente e mettere in pratica gli insegnamenti del padre. Ha preso in affitto un'azienda agricola investendo nella genetica e avviando un allevamento semibrado di bovini da carne di razza Limousine. Dopo 2 anni d'affitto, le banche hanno creduto in me e sono riuscito a acquistare questa azienda. Ora l'azienda ha un bilancio positivo in cui riesco a mantenere la mia famiglia e tante soddisfazioni sia personali che familiari. Siamo nel comune di Palazzuolo sul Senio, nell'Alto Mugello. L'azienda di Nicola si estende per ben 260 ettari di terreno, dove per 9 mesi l'anno pascolano indisturbati fattrici, manze, vitelli e animali da riproduzione. La stabulazione semibrada nel prodotto finale, cioè nella carne, ha un vantaggio maggiore perché l'aiuta col benessere animale, gli animali stanno fuori, stanno liberi, non sono molestati, molto docili, quindi la carne viene più tenera, viene più friabile e la carne di questa razza, della Limousine, è considerata anche una carne a molto valore nutrizionale. Ecco. Compito dell'allevatore, ci spiega Nicola, è quello di migliorare la razza dei propri animali, così da garantire al mercato una carne di prima scelta. Oltre alla genetica, nel nostro allevamento l'alimentazione è un punto a favore della qualità del prodotto, perché noi dobbiamo consigliare al consumatore un prodotto finale DOC d'eccellenza. Noi nella linea vacche vitello usiamo orzo e favino, in media 1,5 kg al giorno a vacca fattrice che ha il vitello in allattamento. E 4 kg ai tori da riproduzione perché loro hanno una mole molto più importante delle vacche. La carne viene più sana e genuina. L'esemplare che nell'allevamento conquista la scena è questo splendido toro acquistato ad un'asta in Francia. Abbiamo portato a casa con un grosso sacrificio, però è stata una grande soddisfazione. Noi l'abbiamo comprato che aveva 8 mesi. Questi animali crescono fino all'età di 5 anni. Ora è arrivato, è al massimo della sua crescita. Butta esemplari molto belli e con delle ottime forme. Fiero della bellezza e della salute dei suoi animali, Nicola partecipa ogni anno a dei concorsi nazionali, dei quali conserva con orgoglio ciascun trofeo conquistato. Quest'anno ho avuto la fortuna di vincere anche con una manza e con dei maschi. Sono soddisfazioni uniche, ti sale proprio il cuore alla gola perché sono cose che uno non lo pensa, non lo pensi proprio perché uno investe tanto nel lavoro, nella genetica e quella è la soddisfazione che abbiamo noi allevatori durante un anno di sacrificio e di duro lavoro.